giorno come tanti altri per il nostro Alex Flies. La sua salute mentale, come sappiamo, era già andata a puttane. Ah, porco schifo! Ma oltre questo, che è una cosa che ormai sappiamo per certo, Alex in realtà stava semplicemente aspettando una richiesta di sfida da parte di un grande butler. Chi sarà mai costui? Salve Alex Flies, sono 17 del Tube, chiamato anche il Glorioso. Ho sentito che stai cercando uno sfidante. Bene, oggi sono qui per ridurti a pezzi, non rimarrà più nulla di te. Cazzo è che deve chiamare in questo momento, che palle, non se ne può più. Pronto regia, non vede che è un momento critico, che cosa vuole? Coglione, guarda che non lo devi uccidere, devi solo sfidarlo a Pokémon. Ah, cazzo, ho sbagliato contesto, aspetta che rifaccio l'entrata. Buon salve Alex Flies, ho sentito che cerchi uno sfidante di Pokémon. Bene, sono qua per umiliarti, il mio team è imbattibile, di te non rimarrà nient'altro che una squadra sconfitta e umiliata. Allora, iniziamo. E alla richiesta del glorioso 17 The Tube, ovviamente non si può che rispondere con una bella lotta. Ragazzi, mi raccomando, preparatevi per una delle lotte che rimarrà nella storia. Andate a prendere popcorn, Coca-Cola e marshmallow perché si inizia subito! Iniziamo così subito la sfida con il mio grossissimo Landorus contro il suo Ninetales, che sinceramente lo vedo un po' maluccio contro la mia tigrona che è scarfata e poteva sparare subito un terremoto che avrebbe ovviamente devastato il volpino avversario. Quindi io sinceramente, siccome mi aspettavo lo switch sul Jolteon che sapevo avere il palloncino, vado subito di retromarcia per scoppiarlo, non pensando mai nella vita che Ninetales sarebbe rimasto in campo. Invece Ninetales rimane in campo, quindi ovviamente sono costretto a switchare e pararmi così da un suo eventuale attacco fuoco come lanciafiamme con il mio Heatran, che si vede potenziare l'attacco speciale grazie alla sua mossa, come sapete. Comunque sia, contro il mio Heatran, lui decide di mettere in campo il suo Jolteon, che giustamente riesce ad assorbire completamente il mio Geoforza grazie al suo strumento, ovvero il palloncino. Siccome adesso però lui è più veloce di me, ne approfitta subito per sparare una violenta palla ombra che mi fa scoppiare il palloncino, ma io reagisco con un altrettanto violentissimo fuoco bomba che ovviamente grazie a fuoco ardore e al sole riesce a sciottare in un solo colpo il Jolteon nemico. Benissimo, dopo questa splendida giocata il mio avversario decide di mettere in campo il suo Garchomp perché era più veloce di Heatran e con terremoto avrebbe potuto porre fine alla sua vita. Quindi ovviamente faccio entrare in campo il mio Landorus che è immune al terremoto nemico e quindi ne approfitto per attaccare con privazione che come vedete non gli fa tantissimo e da questo dunque intuisco bene o male che il suo Garchomp è abbastanza difensivo. Quindi siccome contro Garchomp non ho tantissime entrate, metto in campo il mio Celebi che nonostante non abbia una difesa che alla fine è così alta riesce ad incassare davvero molto molto bene il Dragartegli nemico e questo appunto sta a sottolineare il fatto che il suo Garchomp non sia un attaccante puro. Quindi contro il mio Celebi ovviamente lui adesso ne approfitta per mettere in campo la sua Volpe a 9 code, non stiamo parlando di Naruto ma di Ninetales, quindi io ne approfitto subito sullo Switching per andare di Levitroch che avrebbero potuto dare parecchi problemi al team avversario a lungo andare. Ovviamente contro Ninetales non posso rimanere in campo con il mio Celebi visto che avrebbe fatto una brutta fine e quindi a riecco Heatran perché bene o male non avevo più palloncini, quindi cosa rischio a fare? Insomma metto Heatran e lui però predicta questa scelta e va di calmamente in modo da potersi alzare così tranquillamente le sue statistiche speciali. Comunque sia la cosa non mi turba molto visto che Ninetales può farmi bene o male davvero poco, quindi insisto con Geoforza ben due volte mentre lui prova ad addormentarmi ben due volte anche lui ma fallisce in entrambe le situazioni. Quindi davvero sfortunato qui 17 The Dupe, ma purtroppo si sa che ipnosi è davvero una mossa che fa schifo, ve la sconsiglio
assolutamente, perché c'è davvero un rischio molto alto che succede questo, ovvero che fallite due volte consecutive. Quindi contro Garchomp siamo di nuovo punti a capo, quindi rimetto in campo il mio Celebi che si prende tra artigli e stavolta gli fa più danni di prima. Devo dire strano, forse perché ha fatto un max damage. Beh, sinceramente è l'unica cosa che mi viene da pensare. Comunque, vedendo che insomma il mio Celebi alla fine non è così invincibile, lui insiste con Drago Artigli e come vedete adesso mi manda a vita rossa. Nel frattempo io però procedo per avvelenarlo invece che usare ripresa, perché essenzialmente mi andava di accelerare la rotta e quindi usare subito tossina. So però che adesso sono nel range di un secondo Drago Artigli, quindi siccome non mi aspettavo che l'avversario predictasse con terremoto, metto in campo Azumarill. E lui invece cosa fa? Non va per terremoto ma va di metà testata, che diciamo avrebbe potuto far male sia un Pokémon che entrava e sia eventualmente Celebi, che probabilmente non avrebbe retto il colpo. Non lo so, insomma, non voglio star qui ad indagare su queste cose adesso. Comunque sia, contro il suo Garchomp adesso ne approfitto per mettere in campo di nuovo Landorus, perché contro Azumarill sinceramente il terremoto era abbastanza scontato, ma non mi andava assolutamente di perdere nulla. Quindi pur di non scontrarmi contro quel Garchomp che ha l'abilità che mi danneggia, metto Landorus, uso terremoto e chi si è visto, perché così in questo modo riesco a buttare giù Garchomp senza troppe difficoltà. Adesso il mio avversario però fa un'ottima scelta, perché mette in campo il suo Ankrow, sapendo che io sono bloccato sul terremoto ed essendo lui un tipo volante lo switch è abbastanza ovvio. Quindi ne approfitta senza indugiare troppo con Baldeali, che viene preso dal mio Zapdos, che come sapete è davvero un ottimo counter per questo Pokémon, perché regge appunto la sua mossa più forte che è Baldeali, come vedete in un modo davvero ottimo, visto che gli fa su per giù 25% di danno, e poi regge anche uno Sbiga Attacco che non gli fa più temi da fida, così posso tranquillamente poi sparare a mia volta una scarica che ovviamente manda giù il suo Pokémon, visto che come sappiamo Zapdos dispone anche di un'ottima potenza offensiva, e questa basta come avete visto per mandare giù il suo pericolosissimo Pokémon. Comunque sia, dopo aver perso anche il suo Ankrow, lui decide di mettere in campo adesso il suo Mega Metagross, che sinceramente non sapevo se era più veloce di me. Sarebbe stato più veloce di me qualora fosse Allegro, e scopriamo qui che lui è puntualmente Allegro, quindi mi spara un bel gelo pugno, chi si è visto, e quindi il mio Zapdos va giù, poverino. A revenge killare il mio Zapdos ci pensa Heatran. No, davvero, sto scherzando. Ho messo Heatran solamente per scauterare il set nemico e vedere se aveva terremoto. Io non lo uso con terremoto, ma lui poteva avere terremoto benissimo, quindi faccio questo giochino un po' di merda abbastanza inutile per vedere che mossa aveva. Ha terremoto, quindi niente. Confermo la mia teoria, metto Landorus, uso terremoto e qui mi dice ancora una volta bene, perché riesco a crittare e mandare giù così in un colpo il Mega Metagross nemico. E devo dire che sono abbastanza sicuro che il crit servia, visto che di solito Metagross è un Pokémon con difese davvero molto alte. In ogni caso, ecco qui che rimane adesso lui il suo ultimo Pokémon, che è Excalibur, che resiste a un terremoto, mi spara un giga impatto e incredibilmente riesco a reggere questa potentissima mossa. Così con un secondo terremoto adesso posso porre fine alla sua vita e concludere così questa bellissima lotta contro 17 Tube. Carissimo 17 di Tube, mi dispiace davvero molto per questa tua sconfitta quest'oggi. Quindi che dire, spero che ti rifarà in una nostra prossima sfida. Per quest'oggi non mi resta che salutarti. Ci vediamo alla prossima, ciao caro! Maledetto, come hai osato infierire sul glorioso 17 di Tube. Sappi che la tua è stata solo fortuna. Hai vinto solo perché te l'ho lasciato fare. Finirà qui. Io ritornerò. Ritornerò più potente che mai. E ti ucciderò. Anzi, visto che siamo in fascia protetta, ti sconfiggerò a Pokémon. Perché l'omicidio è una cosa sbagliata. Ma quando si tratta di vendetta non lo è. Dio. Sono fallito. Come cazzo ho potuto perdere? Uomo dei mille capelli, è stata tutta colpa tua. Anzi no, è stata colpa mia. Non sono degno di te, uomo dei mille capelli.
Non sono degno di questi capelli! È arrivato il momento che me li tagli. Sì, a causa dello scarso budget sono queste le forbicine. Bene, ora che sono pelato, posso tornare a essere un allenatore forte. Mi impegnerò, diventerò un pochetto mosta masta. E questi non sono capelli, solo barba allungata. Addio Alex Flies, non finisce qui. Sì, proprio tu. Che sta a fare ancora qua? Dai, su, vai a vedere anche la lotta sul canale di 17 di Tube. Scommetto che non te ne pentirai. Se vuoi, ovviamente, siccome non fa male, ti consiglio anche l'iscrizione ai nostri due canali. Perché? Semplicemente perché faremo dei video eccezionali a dir poco. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao, bello.